come questi video, che sono una pillola della mia vita, quindi tutto quello che sto dicendo in questo video è qualcosa di intimo, di quello che voglio esprimere e voglio dire a tutte le persone che mi ascoltano, tutti quelli che mi conoscono, che Alberto si è cambiato, ma è rimasto in fondo sempre lo stesso, un'anima piena di voglia di ballare, di festeggiare, di stare in pace, di stare bene, di viaggiare, di fare delle cose che penso tutti i bambini sognano di fare, di giocare nei prati fino al mattino, avere dei buoni genitori che gli preparano da mangiare e che gli puliscono i vestiti, che assolutamente non li sgridano. E magari quel bambino possa comprendere che i genitori hanno pure bisogno di una mano e quindi bisogna essere comprensivi e collaboratori. Questo è quello che voglio fare io con i miei genitori spirituali, mio Dio padre e madre, che voglio aiutare in questo servizio che serve per il bene del mondo, per il bene delle altre anime, per il bene mio, poiché la legge più grande è quella di amare il tuo Dio con tutto te stesso, con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima. Sono questi i messaggi primari, più importanti, principali da conoscere e quindi da ricercare e da poi mettere in pratica, perché i messaggi sono tutti come le ricette. Quindi, come quando vuoi fare un qualcosa, no? Una torta o il pane, serve una ricetta, quindi conoscenze, servono le informazioni. E quindi serve poi la pratica, mettere in pratica quella ricetta affinché diventa qualcosa di cui cibarsi, che abbia un gusto pure, no? Alla fine un sapore, deve essere piacevole. Questo lo si può fare solamente imparando da sé, non delegando queste cose ad altri, magari farsi cucinare quel pane da un altro e poi dire addirittura questo pane non ha un sapore buono, mentre sarebbe più opportuno, più bello quando uno lo impara con saggezza e possa poi alla fine gustare, assaporare con la propria bocca quello che uno ha imparato, no? E può migliorare, perfezionare in base alla propria percezione e non, diciamo, delegando o regalando alla fine, no? Perché regali tu le tue sensazioni agli altri quando gli dici fammi questo, fammi questo, fammi questo. Regaliamo la possibilità di imparare qualcosa di nuovo. Anche quando io facevo rap, no? Ho imparato queste cose grazie ad altri artisti di cui mi sono ispirato. Ho imparato come dire, poi alla fine questa bellezza, no? Nel potersi esprimere in rima sopra una strumentale è diventata una cosa che mi ha fatto bene a me, ha fatto bene a tante altre persone, nonostante io abbia sempre avuto quella cosa, un'autostima verso di me, ma una disistima per il mondo, diciamo, in cui appartengo, insomma, in cui l'arte si trova adesso, l'arte della musica. Non dico generalmente così, però ci sono tante cose che mi piacciono e per questo continuo ad ascoltare, a tenermi, ad aggrapparmi dietro a quei pochi gesti artistici che sono rimasti. E niente, io non ho nulla da giudicare verso niente, perché alla fine comunque fa parte tutto di questo film. E niente, cosa dire? Potrei stare qui ora a parlare, ma non è neanche forse il momento, no? Perché nessuno vuole ascoltare un giovane ragazzo che ha delle cose da dire.
che ho conosciuto Gesù e Maria e mi hanno liberato dal male, mi hanno liberato dall'incoscienza, dall'ignoranza e mi hanno fatto ricollegare al divino, a Dio. E mi fanno sentire bene. Questa è una cosa che poi, diciamo, quello che conta, no? Sentirsi bene, non avere paura, visto che la maggioranza delle persone ha paura, soprattutto dei mass media, oppure dei mafiosi, oppure di qualche persona arrogante che si innalza davanti agli altri, no? O magari insulta, minaccia. Mentre la vera potenza di Dio è quando si rimane fermi e calmi, quando sei consapevole di avere davanti un problema, ma la soluzione che è in Dio è nell'intelligenza. L'intelligenza, Dio ha creato tutto, no? E ha messo tutto. Chi mi ascolta è protetto, dice. È un po' complicato da spiegarlo, però è molto semplice se arriviamo. Se voi aveste letto i Vangeli di Gesù, io adesso sto leggendo il libro dei Mormoni, dove si parla di un profeta che racconta di aver avuto il contatto con gli angeli, della preparazione di un Messia che sarebbe tornato, insomma, le solite storie che abbiamo sentito, abbiamo ascoltato durante questi anni della nostra vita, poiché io sia un trentenne e non posso raccontare le cose di un cinquantenne, posso raccontare quelle di un trentenne, no? Dei 25 anni dove io ho avuto la coscienza di capire già qualcosa, ma non posso raccontarti quello che è successo prima. Quello che è successo prima lo hanno raccontato gli altri e io ne voglio prendere spunto pure di capire. Cosa si dice? Io l'avrei capito così di mio, da piccolo, no? Un bambino riesce a percepire tante cose, poi crescendo si contamina in questo mondo già contaminato e si finisce a trovarsi in un mondo nuovo, come dire, no? Perché gli altri ti fanno capire che questo mondo è così. Allora tu da bambino non vuoi fare certe cose e poi tutta una volta te ritrovi davanti a dover fare alcune cose che a te non ti piacciono, ma devi farlo. Cioè sei costretto a fare una cosa, cioè, ma non è più semplice fare, essere semplice, no? Amare. E non lo so, per intelligenza si dovrebbe fare così. Amare lo puoi fare con chiunque, lo puoi fare gratuitamente, invece oggi devi farlo coi soldi, lo devi fare perché ci deve essere un compromesso dietro, ci deve essere una ragione di cosa si ama e basta. E se poi non si è, diciamo, in sintonia, è un'altra cosa, o non si hanno gli stessi interessi. Per questo in questa terra ancora ci sta il bambino e ci sta l'adulto. Anche se si è adulti, no? Ci sta la persona incosciente, la persona cosciente, la persona pura e impura, una persona che ha capito determinate cose e l'altra che non ha ancora capito. E che siamo arrivati nel momento di un cambiamento epocale, galattico, dove tutto si sta velocizzando e quindi tante persone arriveranno a comprendere tante lezioni, stanno aprendo le orecchie, gli occhi. E stanno iniziando a decodificare questi messaggi, messaggi di Maria, messaggi di Gesù, ma anche messaggi di coloro che sono i servi di Dio, servi di Maria, servi della madre di Dio. Quindi comunque ascoltiamo, siamo tutti fratelli e sorelle, siamo tutti amici, quindi alla fine facciamo quello che la nostra coscienza ci dice, che è anche una legge della Costituzione, no? È una cosa libera. La nostra crescita è raggiungere un livello massimo di crescita personale. È tutta una questione mentale, no? Ognuno poi segue quello che vuole, a cui si ispira. Io aspiro a diventare uno come Dio,
Ho conosciuto l'albero genealogico della vita, della conoscenza dell'albero del bene e del male, di cui tutti ne devono, ne potrebbero fare parte, partecipare, ed essere più consapevoli di quello che è l'albero genealogico. Gene, cioè del gene, no? Quindi capire passo dopo passo che ci stanno varie famiglie, ognuno si trova in un livello proprio di comprensione. Se facciamo tipo 1, 2, 3, ci stanno quindi tre tipi di coscienze sparse per la terra. Il terzo è più alto, il primo è quello più basso. Allora uno spinge l'altro, anche se l'altro cercherà di spingere l'altro verso il basso, quello più in alto cercherà di spingere quello in basso verso in alto. Bisogna poi vedere chi ce la fa, no? Chi ce la fa a devolvere o a impolvere. E questo dipende poi dalla singola persona. Cosa dire? Io ringrazio Maria, ringrazio Gesù per avermi dato la possibilità di conoscerli e di poter conoscere la via, la verità e la vita. Lode a Gesù Cristo, lode al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, lo Spirito Santo che sta nel cuore immacolato di Maria, come la colomba che scende dal cielo. Oggi possono essere identificati come i fratelli del cosmo che hanno la missione di portare il femminile sulla terra, il femminile che è l'amore sacro, l'amore più bello che ci possa essere, quello del femminile, l'amore del Padre, Gesù Cristo l'ha mostrato. Di sacrificarsi per la famiglia e per tutti i figli. E questo è quello che dovremmo fare ognuno di noi, maschio e femmina, e rimanere incollati nella pace, nella fede, nella speranza e nell'amore di Dio, padre e madre. E niente, ci vediamo presto. Questo video lo dedico a tutti. Rimanete incollati nell'amore di Dio perché l'amore è assoluto, un amore incondizionato, un amore universale, galattico, cosmico, quindi l'amore di questo pianeta non finisce qui. Io vi mando un caloroso abbraccio, noi ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando, rimanete sintonizzati su questo canale, lasciate un like, mettete la campanellina per rimanere informati sulle notifiche dei prossimi video e niente. Commentate se volete, noi ci vediamo presto. Ciao da Alberto Lanza è tutto. L'amor del corazon batte per tutto il mondo. Mua.